invece una ripartenza soft per la Campania, dove la regione invece ha pubblicato una specifica ordinanza per le riaperture della fase 2. Allora vediamo invece quello che è successo in Campania. Nella regione Campania, riapertura frenata. Per bar e ristoranti, che da poche settimane lavorano solo con l'asporto, il rinvio è a domani 21 maggio. Dal 18 maggio hanno riaperto 16.000 imprese artigiane del sistema benessere. Parrucchieri, barbieri, centri estetici che danno lavoro a più di 40.000 addetti in regione. La Camera di Commercio di Napoli ha prodotto inoltre un'app che dovrebbe consentire di gestire gli appuntamenti. Sono riprese anche tutte le attività del commercio, compreso quella al dettaglio. Per questi esercizi si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale. Per evitare assembramenti o lunghe file, nei bar sarà possibile servire al bancone a patto che tra un cliente e l'altro ci sia la distanza di almeno un metro. Riaprono anche i musei, le biblioteche e i luoghi di cultura con prenotazioni online o telefoniche. La Campania adotta regole meno severe anche per gli stabilimenti balneari. Sono allo studio, infatti, misure che tengano conto delle caratteristiche della costa e che consentano una ripresa in sicurezza. Fino al 2 giugno tutti i cittadini residenti in Campania che vogliono rientrare da un'altra regione d'Italia o dall'estero potranno farlo solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Allora, buongiorno a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, grazie di essere collegato con noi. Una buongiorno, sua dichiarazione ieri è stata questa: governo e regioni ci privano di poteri, dei poteri dei sindaci, devono poter decidere tutti i sindaci d'Italia, non siamo degli esecutori della volontà altrui. Allora, noi abbiamo raccontato un po'. Insomma, la giornata di ieri, del 19 maggio, ha visto a Palermo c'è stato un grande assembramento, a Padova, nella mia Padova, nell'orario dello spritz, ecco, anche lì è successo di tutto, i governatori si sono arrabbiati, ma anche ovviamente i sindaci. In Campania mi sembra che le cose siano andate molto meglio, forse è merito dell'ordinanza di De Luca. Che cosa pensa lei, sindaco? Ma guardi, noi a Napoli, parlo della mia città ovviamente, abbiamo intuito dall'inizio che cos'era questo virus. Chiudemmo le scuole, i cantieri, ricordo con un'ordinanza, prima che lo decidesse il governo. Quindi le persone nella fase 1 sono state esemplari. Nella fase 2 non abbiamo ancora immagini, come dire, molto chiare, come avete documentato voi, ma è questione di tempo. Io la sensazione che ho è che la fase 2 e la fase 3 verranno vissute da una fetta importante di italiani come una sensazione di liberi tutti, e questo può essere un grave errore. E non si risolve con chiudere una strada piuttosto che un'altra, ci vuole un grande senso di responsabilità in questo momento. A Napoli finora c'è stata, io mi auguro che anche grazie agli appelli, ai servizi come il vostro, al nostro senso di impegno sul territorio, le persone capiscano che ci vuole poco per ritornare indietro. Allora, vediamo come si sveglia Napoli questa mattina insieme a Vincenzo Perone, giornalista della TGR Campania, che lei conoscerà molto bene, sindaco. Allora, andiamo in diretta con Vincenzo. Ciao, buongiorno. Piove. Ciao Eleonora, buongiorno. Napoli piove, piove a dirotto. Noi siamo in una zona dove non ci sono macchine, alle mie spalle il grattacielo dell'Università Federico II. Napoli, lo ha detto il sindaco, si sveglia come ogni mattina con la ripresa della fase 2, con grande laboriosità, ovviamente per motivi soprattutto di lavoro. La città è piena, diciamo, soprattutto di auto, anche se non è un traffico incontrollato, è un traffico gestibile, le persone vanno al lavoro, vanno a fare la spesa. E, come dire, con grande coscienza e con grande, possiamo dire, autodisciplina, perché è questo quello che ovviamente scaturisce sia dai dettami dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche quelle del Presidente della Regione, le ordinanze regionali. Sì. C'è un margine ovviamente soprattutto di responsabilità. Ecco, a ciascuno di noi affidata la responsabilità. Volevo solo aggiungere che nel fine settimana, ma sarebbe stato normale, era normale che accadesse,
ai baretti, così come noi li chiamiamo, di Vianiello Falcone, ovviamente i più piccoli, gli adolescenti o i ragazzi un po' più grandi si sono incontrati, era la prima volta dopo 2 mesi e mezzo di lockdown, di blocco totale, e hanno preso un aperitivo ed erano, diciamo, in comitiva sul muretto, hanno tolto le mascherine per poter sorseggiare, diciamo, piccoli assembramenti, però quello che abbiamo visto un po' in giro per l'Italia, anche nel tuo Veneto, nella tua Padova, è un po' quello che è accaduto in misura, diciamo, ridotta anche in alcune zone della movida napoletana. Questo è un po' il quadro della situazione, Leonora. Ecco, Sindaco, però la comunicazione allora come deve passare? Cioè, o tutti a casa o liberi tutti, però non c'è una via di mezzo. Cioè, è questo che è emerso ieri. Ma innanzitutto non diamo per scontato quello che è stato fatto nella fase 1, perché tenere 2 mesi le persone in casa, anche giovanissime, è stata una grande prova di orgoglio complessivo del popolo italiano. È chiaro che dopo 2 mesi che i ragazzi si vedano e che a un certo punto abbassano la mascherina, dobbiamo anche essere onesti, è una cosa che te lo puoi aspettare. Adesso bisogna far capire a tutti che dipende molto dalle persone. Perché non è che si può mettere un poliziotto ad ogni angolo, un carabiniere, o chiudere una strada appena la vedi con un assembramento e si spostano all'altra strada. Non è che c'è molto di più da fare, c'è da far comprendere alle persone che l'epidemia c'è ancora, che il rischio di tornare indietro è concreto e che siamo già in pandemia sociale ed economica, quindi nessuno vuol ritornare in casa. Speriamo che questo messaggio, col senso di responsabilità di tutti, cominci a passare. Lo diceva Perone prima, condivido, a Napoli c'è stato per esempio un senso di autodisciplina, di responsabilità, di maturità, che a me ovviamente non ha meravigliato, perché sono napoletano e faccio il sindaco, però non è scontato, voglio dire, mai nulla è scontato. Non era scontato. Allora, ieri ho letto che aveva dichiarato che voleva parlare, incontrare il governatore De Luca. Vi siete sentiti? Al telefono? Guarda, io trovo assolutamente normale che un sindaco interloquisca col Presidente della Regione. In questi anni, gli ultimi anni, è stato difficile, non per mia volontà. Ho voluto chiamarlo perché il momento è talmente difficile, mettendo da parte quindi una serie di cose che sono accadute. Lui mi ha risposto e ci incontreremo nelle prossime ore, perché credo che la città di Napoli e la regione debbano necessariamente interloquire sul piano istituzionale, anche perché il governo finora ha di fatto abbandonato i sindaci, quindi cercheremo di fare, se è possibile, un dialogo istituzionale nell'interesse delle nostre comunità. Allora, perché dichiara che secondo lei il governo ha abbandonato i sindaci? La prima domanda. La seconda, visto che vi incontrerete fra poche ore, che punti porterà al governatore della Campania rispetto alla città da lei amministrata, che è Napoli? Comincio dalla seconda. Quando c'è dialogo istituzionale, quando si decidono insieme le cose e c'è il rispetto reciproco dal punto di vista istituzionale, al di là delle differenze politiche che sono enormi, qualche risultato arriva sempre. Quindi io sono convinto che sarà un incontro fruttuoso. Per quanto riguarda il governo, lo dico con amarezza, perché noi sindaci abbiamo avuto un atteggiamento di grande responsabilità nei confronti del governo, cedendo anche delle nostre prerogative, perché abbiamo capito che dovevamo abbracciare il governo in questa fase così delicata. Dopo 4 mesi quasi tutte le proposte nostre non sono state ascoltate. Faccio solo un esempio: i comuni non incassano più niente da 4 mesi, solo il comune di Napoli ha avuto un deficit di 250 milioni di euro, tanto per farle capire, con l'acconto che arriva col decreto pubblicato oggi avremo 15 milioni di euro. Allora io chiedo a tutti, ma noi come possiamo continuare a garantire i servizi nelle nostre città se non abbiamo più soldi e se il governo non si rende conto che se non riparte dai sindaci, dalle città e dal popolo italiano, la ricostruzione diventa molto molto complessa e molto molto difficile? Allora, parliamo di soldi, parliamo di finanze per tutte le imprese che chiaramente rappresentano, no, la grande parte dell'economia italiana, e finalmente questo decreto lo possiamo leggere, no?
ufficialmente, no? È arrivato dopo tanto tempo, lo aspettavamo da aprile, poi è arrivato maggio, poi abbiamo aspettato da sabato, insomma altri giorni, comunque questa mattina ci siamo, guardate. Dei 55 miliardi per rilanciare il Paese, molti sono destinati alla protezione e al sostegno dei lavoratori. Cambia il bonus per i lavoratori autonomi. Arriva a 1.000 euro, ma solo per quelli che hanno subito una perdita di fatturato di almeno il 33% nel secondo bimestre dell'anno rispetto al 2019. Confermati a tutta la platea che aveva ricevuto il bonus a marzo, i 600 euro per il mese di aprile. Di 1.000 euro anche il sostegno per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. A Colf e Badanti, che hanno visto diminuire drasticamente il proprio lavoro a causa delle misure di lockdown e distanziamento sociale, viene riconosciuto un bonus di 1.000 euro, 500 per aprile, 500 per maggio. Per il lavoro dipendente è previsto il prolungamento per altre 5 settimane della cassa integrazione in deroga, con la possibilità di aggiungere altre 4 settimane fino al 31 ottobre di quest'anno, mentre lo stop ai licenziamenti è stato prorogato per altri 3 mesi. Sindaco, grosso problema di questi 2 mesi è stata la cassa integrazione in deroga, no? Adesso dovrebbero esserci delle modifiche. Lei che cosa pensa? A quanti cittadini di Napoli non è arrivata, ad esempio, la cassa integrazione in deroga? Perché sappiamo che prima era affidata alle regioni e poi in seconda battuta all'INPS. Anche qui c'è un errore. Il governo aveva fatto una cosa giusta all'inizio, aveva dato ai comuni delle risorse per gestire le povertà più estreme. Sì. A noi arrivarono 7 milioni, siamo arrivati in pochi giorni a 130.000 persone. Avevamo chiesto al governo, fai gestire ai sindaci, perché i sindaci conoscono le persone a una, anche io che faccio il sindaco di Napoli, la conosco la città molto meglio, Italia, senza che nessuno si offenda dell'INPS, della regione e dello stesso governo. Invece i soldi di cassa integrazione non sono ancora arrivati. Adesso il reddito di emergenza lo fanno gestire tra INPS e Regione, quindi quell'una tantum arriverà probabilmente fra 3 mesi e arriva prima la criminalità, così non lo capiscono tutti. Se lo Stato è lento, la criminalità che ha liquidità, non ha burocrazia, conosce il territorio, arriva prima, quindi rischiamo anche il contagio criminale. Questo è un altro errore strategico. A noi non è che fa piacere gestire tutto questo, perché abbiamo un lavoro immane, però vogliamo dare una mano al Paese. Il Paese per ripartire deve stare vicino alle sentinelle. Il Presidente del Consiglio ci chiamò le sentinelle del territorio. Però in 4 mesi le sentinelle del territorio sono rimaste non solo inascoltate, ma anche abbandonate. E così il generale Conte la perde la guerra se continua così. Quindi non riesco a capire perché non cambia rotta. Speriamo che con questo decreto la cambi, speriamo che queste casse integrazioni arrivino presto. Certo, per quanto riguarda le competenze degli amministratori rispetto alle stesse regioni e poi delle regioni rispetto anche al governo, sicuramente le polemiche sono state moltissime. Fra poco avremo anche il governatore Fontana in diretta e ne parleremo anche con lui. Allora, vediamo solamente un attimo, scusate, ritorniamo al decreto, vediamo che altri, anche parliamo di famiglie, no? Perché poi alla fine, oltre che le imprese però e appunto i lavoratori, ci sono tante famiglie in difficoltà, non solo per il lavoro ma per una serie di questioni. Guardiamo. Per andare incontro alle famiglie, il decreto rilancio proroga 2 provvedimenti del Cura Italia per chi ha figli inferiori ai 12 anni, congedo parentale fino a 30 giorni, con retribuzione al 50%, o cumulo del bonus babysitter da 600 euro, che ora arriva a 1.200 se non è stato ancora richiesto. Bonus, tra l'altro, spendibile anche nei centri estivi. Il decreto dà anche la possibilità di lavorare a casa per tutti i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, anche se in assenza di un accordo con il datore di lavoro. Alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e che non beneficiano degli attuali sussidi verrà conferito un reddito di emergenza che va dai 400 agli 800 euro, ponderato in base al numero dei figli a carico. Infine, una misura senza precedenti per il rilancio del settore edile,
un ecobonus del 110% per tutti gli interventi di efficienza energetica e antisismica degli immobili, compreso il rifacimento delle facciate. Ecco, allora, Sindaco, vorrei un po' concentrare la nostra attenzione sulle famiglie, sui figli. Ecco, che cosa si sta facendo per loro, voi, che cosa state facendo oltre quello che arriva dal governo, se c'è qualche iniziativa vostra del comune, soprattutto per le famiglie più disagiate, penso a tanti quartieri popolari, insomma a tante zone che sono anche in difficoltà. Sì, grazie di questa domanda, perché effettivamente si sono un po' dimenticati, direi parecchio, negli ultimi tempi, proprio i bambini diversamente abili, gli anziani, sono le persone più fragili. Quindi noi per quest'estate stiamo preparando una serie di progetti anche speciali con personale nostro, il terzo settore, i volontari, per stare vicino proprio a loro, per accompagnarli nelle spiagge, nei parchi, nelle iniziative culturali che stiamo organizzando. Cioè, vorremmo fare in modo che questo momento così tragico però avvicini di più le classi sociali, ci sia più solidarietà, più fratellanza e giustizia sociale, quindi un impegno forte a far uscire le persone, rimarremo tutti credo nella nostra città o quasi tutti, per fare tante iniziative all'aperto, tante iniziative di solidarietà, la cultura disseminata, un utilizzo maggiore degli spazi pubblici, non solo quelli vicino al mare, anche nelle periferie, lavoreremo molto con gli artisti napoletani, insomma un villaggio vacanza Napoli, chiamiamolo così per essere sintetici, bravi. Con grande solidarietà al centro. È una bellissima iniziativa. Allora, abbiamo in diretta l'avvocato Catizzone. Avvocato, buongiorno. Ciao Andrea. Buongiorno a voi, grazie, buongiorno, ciao Eleonora. Stiamo parlando di un'estate che passeranno i nostri figli. Che estate sarà? Come potremo essere vicini loro nella maniera più corretta, soprattutto nella speranza che non riprenda una seconda ondata di contagi, no? Perché ieri i numeri di Milano insomma erano un po' preoccupanti. Poi la scuola a settembre, ecco, mancano pochi mesi e noi ci chiediamo che cosa succederà nelle scuole italiane. Avvocato. Sì, ecco, questo è un tema veramente delicato del destino delle minori e dei minori nel nostro paese. Il sindaco e tutte le amministrazioni locali stanno facendo dei grandissimi lavori per affrontare intanto questo periodo estivo, quindi veramente un grande servizio che stanno dando ai cittadini, le amministrazioni locali, i sindaci, i municipi, per cercare di aiutare le famiglie, ma parliamo anche dei minori, dei loro desideri di voler finalmente socializzare. Sono stati chiusi per tanto tempo dentro le case, noi sappiamo che il tempo per un mese, due mesi per un minore ha una valenza sicuramente superiore rispetto ad una persona adulta, e quindi quel tempo quanto ha pesato nella costruzione identitaria, psicologica e nell'equilibrio di questi minori. Ecco perché è importante programmare questa fase estiva ed ecco perché è importante pensare già da ora come saranno le scuole a settembre. Qui probabilmente bisogna che il governo si impegni un po' di più, diciamoci la verità, perché i minori sono un po' rimasti fuori dall'agenda politica del nostro governo, e mi dispiace perché poi l'attenzione verso le famiglie c'è stata. Appunto, voi prima mettevate in evidenza alcune misure importanti che sono predisposte e che aiuteranno sicuramente le famiglie, le donne, le madri. Sì. Quante donne rinunceranno al loro lavoro perché devono accudire ai figli, questa è la realtà del nostro paese. Quante professionalità saranno disperse per questa situazione che ovviamente non è, la cui responsabilità non si può attribuire a nessuno, ma la cui gestione deve essere ben in evidenza da tutte le istituzioni ai vari livelli. Quindi grazie. È molto importante che ora ci si concentri sui minori. Grazie, vedo che poi il sindaco annuiva, per cui credo che sia assolutamente d'accordo con il tuo discorso. Sindaco, se vuole intervenire anche... Sì, grazie, perché volevo anche dirvi, visto che è un argomento che Napoli è la città d'Europa che c'è il maggior numero di bambini, quindi è un argomento che mi interessa molto. Noi abbiamo approvato una delibera che si chiama Seconda Stella a Destra,
adesso siamo in fase di attuazione, abbiamo chiesto a chiunque di mettere in campo una serie di proposte per la città, tutte dedicate ai bambini. C'è alcune giornate in cui alcune strade potranno accedere solamente pedonalizzate, ovviamente, bambini e accompagnatori, più giochi per i bambini, più spazi ludici, più saltimbanchi e artisti dedicati a loro. È da lì che si riparte, perché loro hanno sofferto moltissimo e noi non ci rendiamo conto di questo. Gli adulti si lamentano giustamente, ma i bambini sono stati molto dimenticati, secondo me. Allora, Perone, vuoi intervenire? Sono... Vincenzo? Prima di lanciare... No, allora, io volevo riagganciarmi a quello che ha detto prima il sindaco De Magistris in precedenza, cioè l'allarme criminalità, e vi do una notizia: questa mattina la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato 7 esponenti di un clan di Camorra, esatto, della Grassi, parliamo di questo, sì. Degli ex di Lauriani, poi confluiti negli scissionisti Amato Pagano, e che hanno avuto la meglio negli ultimi anni in uno scontro con gli abeti abbinanti. Questo è il quadro, diciamo, da camorrologo. Ma la cosa inquietante, e che sulla quale il sindaco potrà sicuramente parlare perché ha lanciato più volte l'allarme, è che loro si erano insinuati proprio in questo periodo, perché se è vero che virologi e infettivologi dicono che comunque l'aggressività del Covid-19 si è attenuata, quella della camorra assolutamente no, e proprio in questo periodo di emergenza pandemica si erano insinuati, e lo ha fatto emergere l'inchiesta della Procura eseguita dalla Guardia di Finanza, nel campo della sanificazione dei locali, quindi le bonifiche, che proprio in questo periodo sono un business molto importante, diciamo, per le imprese legali, ma le abbiamo mafie, visto anche per le imprese camorristiche. Le mafie, la camorra, l'abbiamo sentito. L'allarme mafie. Già si sono infiltrate, no? Cioè, già lo erano prima, non è che prima, però ne stanno approfittando di questa situazione di grande fragilità economica delle imprese, sindaco, ma immagino che lei sia assolutamente d'accordo su quello che ha detto Vincenzo, non solo, ma che poi stiate controllando, no? Anche varie zone, varie situazioni in maniera ancora più accurata. Ma io farei 3 rapide riflessioni. Una prima, che quando c'è un fiume di denaro pubblico come adesso, e ci sono gestioni anche molto semplificate, commissariali, insomma un argomento lungo, le mafie dei colletti bianchi hanno una capacità di muoversi, fatto anche il pubblico ministero per 15 anni, in maniera impressionante. Poi, sì. Le mafie hanno bisogno di riacquistare, chiamiamolo, consenso politico che hanno perso in questi anni, cioè consenso tra la gente. Adesso hanno 2 ghiotte occasioni. Una prima, quello di arrivare alle persone che sono rimaste senza liquidità, quindi che non hanno da mangiare, quindi col volto dell'usura, quindi col volto del benefattore, ma in realtà del diavolo. Il secondo, dall'altro ieri si sono aperte le saracinesche dei negozi, molte non hanno riaperto, alcune fabbriche, aziende stanno in difficoltà, si presentano i colletti bianchi della criminalità organizzata e dicono: qual è il problema? Che ha bisogno un po' di soldi, ha bisogno di questo, poi entrano in società, poi si prendono il marchio e poi modificano l'identità del nostro paese, e questo sarebbe una tragedia, perché noi in questi anni abbiamo lavorato perché in quelle linee di confine tra legalità e illegalità abbiamo spostato tantissimi giovani dalle piazze di spaccio a fare, non lo so, i garzoni di bottega, a fare i camerieri, a lavorare nell'artigianato. Questa economia che adesso è finita, se non riparte rapidamente, le persone ritornano un'altra volta da quello che gli offre 1.000 euro per fare la piazza di spaccio. E questo io chiedo e chiudo al governo: più tensione su questo, tensione morale. La parola mafia, allora, non viene mai utilizzata in questi giorni, mai. Ecco, sindaco. Sindaco, le chiedo, sa benissimo quello che sta succedendo stamattina nell'Aula del Senato, la discussione sulla mozione di sfiducia presentate nei confronti del Ministro Bonafede. Ecco, che cosa si aspetta da questa mattinata lei? Ma sa, qua glielo chiedo il perché Parlamento, poi, tra l'altro, è stato sua... uno dei protagonisti, no, di quello che è successo nell'ultima settimana. Ma è vicenda che conosco molto bene, quindi non entro nell'autonomia del Parlamento, però ho il diritto e anche il dovere da uno delle istituzioni di esprimere la mia opinione. Io credo che quello che è accaduto in piena pandemia sanitaria è un fatto di una gravità inaudita. Cioè, sono usciti dal carcere oltre 400 pericolosi criminali poco dopo le rivolte dei carceri, le evasioni,
le persone morte, parliamo di persone al 41 bis e si diceva che la persona al 41 bis doveva andare agli arresti domiciliari per paura del contagio. Io non credo, credo che ci sia la persona più sicura al mondo di non essere contagiata, dovrebbe essere un detenuto al 41 bis perché non può vedere nessuno. E allora voglio dire, questo, a parte le responsabilità dell'autorità giudiziaria che ha messo agli arresti domiciliari, del DAP, tanto è vero che si è dovuto rimettere il direttore del DAP Basentini, poi si è dimesso anche il capo di gabinetto, poi quando volete ne possiamo approfondire, però dire che non c'è responsabilità politica di fronte a questo veramente mi sembra incredibile. Allora, vedremo poi quello che succederà a fine mattinata. Intanto io la ringrazio di essere intervenuto. Le grazie a voi, fra poche ore, fra poche ore si incontrerà con il governatore De Luca, allora attendiamo poi tutti quanti noi giornalisti e con quello che vi direte e speriamo appunto in un incontro positivo ma soprattutto un incontro costruttivo tra ce la metterò tutta. Grazie, ce la metterò tutta, arrivederci, grazie. Buon lavoro, grazie sindaco. Allora Rai News 24, minuto solo, ritorniamo, ci sarà il governatore Fontana con noi in diretta.